Buongiorno a tutti. Di nuovo ho avuto occasione questa mattina di girare un piccolo video riguardo il mio olio perché tengo sempre sotto controllo i miei canarini. Stamattina ho sentito una canarina mosaico rosso che respirava male passando vicino alla gabbia e quindi l'ho trattata con il mio olio. Ne ho dato un po' di più, lo vedrete che uscirà un pochettino dal becco, ma basta pulirlo. Ovviamente io ero da solo e ho fatto questa. Mentre registravo ne è uscito un po', ma di solito non mi fuoriesce, quindi basta poi pulirlo un po' sotto il becco, al limite può causare una piccola perdita di piume che poi ricresceranno, ma ripeto, basta fare attenzione e questa fuoriuscita non c'è. Poi magari in un video ve lo farò vedere meglio. Quindi è un miracolo? No, non è un miracolo, ecco, potete vedere le immagini che sono reali come sempre, perché io non ho nulla da fingere, nulla da nascondere. Ecco, vedrete la canarina, la prendo dalla gabbia, ve la faccio sentire respirare, la tratto con l'olio, è una canarina che sta covando, la tratto con l'olio, la vedrete subito dopo il trattamento che saltella nelle gabbie, si rimette a covare e poi dopo circa un'ora l'ho ripresa, ho fatto il video e come vedete quel rantolo non c'è più. Naturalmente non succede sempre, non succede con tutti i canarini, perché dipende da quello che hanno. In questo caso evidentemente non aveva nulla di grave, ieri stava bene. Vi ripeto come sempre che bisogna intervenire ai primi sintomi, quindi chi ha il mio olio non esita ad utilizzarlo anche in questo senso. Ne prendete 0,1, 0,2 ml, lo sparate, tra virgolette, direttamente nel becco, gli fate aprire il becco come vedete nel video, e diciamo nell'80% dei casi risolverete il problema, perché possono essere anche piccoli acari, della polvere, un piccolo raffreddamento, e dato che l'olio è stato creato per essere antibatterico anche sotto questo punto di vista e contiene degli oli essenziali, esplica un'azione balsamica ed espettorante, e quindi vedrete l'effetto nel video. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se volete acquistare l'olio, vi lascio il link sotto il video, lo potete acquistare. Questo video naturalmente non è dedicato agli scettici, ma è dedicato a chi ha il mio olio e siete tantissimi e magari neanche sa che si può utilizzare puro in questo modo. Se avete pulli, e concludo il video col puntino nero, anche in questo caso non è che risolve sempre il puntino nero, ma se avete pulli col puntino nero, vi consiglio dal secondo giorno di dare una goccia del mio olio direttamente nel becco dei piccoli, mattina e sera, per 3 giorni. Provare per credere. Ciao da Dodò e buona visione.